Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi come sempre andremo a vedere tre curiosità molto interessanti per tre attori. Prima però non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Detto questo direi di rivelarvi il nome dei tre artisti. E stiamo parlando di Ezra Miller, Zoe Saldana e Bradley Cooper. Ezra ultimamente è sotto la luce dei riflettori per i suoi problemi con la legge. Ma forse non sapevate che non sono le prime volte che ha a che fare con la criminalità. Questo perché già all'età di 10 anni venne arrestato per vandalismo. Essenzialmente fece dei graffiti dove non li poteva fare e molto sfortunatamente la polizia lo trovò. Anche se ovviamente questa non è l'unica cosa che possiamo dire di Ezra Miller. Infatti esso è un ragazzo molto talentuoso. Oltre che a recitare, infatti sa anche cantare perché ha un gruppo musicale e ha studiato per anni l'opera lirica e i suoi vocalizzi. Quindi diciamo che la sua gavetta comunque se l'è fatta. Arriviamo quindi a uno dei ruoli rivelazione per questo attore, che è stato Animali Fantastici e Dove Trovarli. Pensate che la prima persona che chiamò dopo aver ottenuto questa parte fu Emma Watson, la fantastica Hermione di Harry Potter, conosciuta anni prima facendo dei film. La ragazza gli fu infatti molto utile per consigli e dritte varie. Passiamo ora però ad una delle mie attrici preferite, ossia Zoe Saldana. Pensate che la ragazza è un vero e proprio talismano per i box office. Moltissimi dei film a cui ha partecipato infatti hanno superato il miliardo di dollari. Basta citare Avatar e Guardiani della Galassia, ma anche Pirati dei Caraibi. E con questo appunto ci colleghiamo alla seconda curiosità. Forse non tutti si ricordavano di lei nel primo Pirati dei Caraibi. Quella per Zoe non fu un'esperienza bellissima. Anche se, come detto da lei, il set era pieno di attori molto gentili e molto bravi, dal lato produttore c'erano persone molto incompetenti e che volevano appunto approfittarsi della ragazza, tanto che a soli 23 anni all'epoca stava pensando di abbandonare l'industria cinematografica. Arriviamo così alla terza curiosità, ossia l'exploit di Avatar, dove per la parte di Neytiri ha letteralmente dovuto imparare una nuova lingua. Stiamo parlando ovviamente del Navi, con parole e termini del tutto inventati, ma lei è stata assolutamente sia brava che credibile. Al terzo posto di questa nostra lista di attori e curiosità vediamo Bradley Cooper, un attore che negli ultimi anni è cresciuto tantissimo, sia appunto dal lato recitativo ma anche da quello di direttore. Come regista infatti non se la cava affatto male. Bradley è una di quelle persone che ha fatto tantissima gavetta prima di arrivare lì dove lo conosciamo adesso. Prima della fama infatti ha fatto tantissimi lavori, e uno di questi era il portiere d'hotel, dove tra i tanti clienti che venivano c'erano anche VIP, e fu proprio Bradley a portare le valigie in camera a Leonardo DiCaprio. Chi l'avrebbe detto che qualche anno dopo sarebbero diventati colleghi. Un'altra cosa di cui forse non eravate a conoscenza è il fatto che lui sarebbe potuto essere Lanterna Verde, parte che poi sappiamo essere andata a Ryan Reynolds, e film che poi fu un vero flop sia di box office che di pubblico. Col senno di poi Bradley ti direi meglio così. Ed infine vediamo che l'attore è costantemente accompagnato da sua mamma dappertutto. Cooper vi è molto legato e pensate che l'attore stesso ha origini italiane. Questo perché appunto la mamma e i suoi nonni sono tutti italiani. Possiamo dire quello che vogliamo, ma fra italo-americani e italiani a Hollywood ci sono veramente tantissimi attori. E che dire ragazzi, queste erano tre curiosità per tre attori e io spero che vi siano piaciute. Ditemi come sempre nei commenti se le conoscevate tutte, non dimenticandovi però di seguirci su tutti i nostri social. Io non posso fare altro che augurarvi buona giornata e buon cinema.